volte, ripensando ai 20 anni fa, non pensavo che si potesse arrivare a dove si è arrivati oggi. Quello che secondo me è importante è che si è cresciuti comunque con la consapevolezza, ma senza dimenticare un po' quelli che erano i principi ispiratori della cooperativa fin quando era ancora una cooperativa molto piccola, per cui c'è un valore aggiunto che non è solo quello dei numeri, che sono importanti, perché chiaramente se non ci sono i numeri non si fa neanche il resto. Quello che è importante è il connubio che si è riuscito a realizzare fra sociale e impresa, soprattutto dimostrando che anche nel sociale ci possono essere imprese che riescono a stare tranquillamente a livello di imprese che non sono di questo mondo. Ma la storia del Consorzio Sociale Romagnolo è assolutamente intrisa con quella della Formica, tant'è che ad esempio Pietro Borghini ne è stato presidente per 6 anni e attualmente Hermes Battistini fa parte del consiglio di amministrazione, e quindi si può dire che si è cresciuti insieme. Sicuramente la Formica è una delle cooperative, diciamo, che fa da traino all'interno del Consorzio Sociale Romagnolo, perché ha saputo in questi anni interpretare in maniera vincente e anche un po' anticipatrice dei tempi i cambiamenti che si stanno succedendo. La cosa bella del Consorzio Sociale Romagnolo è che le cooperative che ne fanno parte sono cooperative che stanno all'interno del consorzio per, da un lato, diciamo, poter continuare a stare sul mercato, ma dall'altro anche per poter crescere insieme, consapevoli che la somma delle cooperative fa più del totale delle loro competenze. E anche, questo mi piace dirlo perché la Formica ne ha date tante dimostrazioni, all'interno del consorzio si possono aiutare le cooperative magari un po' più piccole, un po' più deboli, che in questo modo possono arrivare anche loro a raggiungere i 20 anni di attività, che è un traguardo sicuramente non facile. Lavorare con la Formica è fondamentalmente stato in questi anni anche abbastanza semplice, perché nella Formica lavorano persone che hanno delle capacità importanti, hanno molta voglia di fare e molta voglia di collaborare, per cui il mio lavoro è facilitato da una parte da funzionari capaci, competenti, che riescono a rendere semplice ogni passaggio anche amministrativo, e dall'altro da un bilancio che viene seguito con particolare attenzione Presidente dei suoi collaboratori. Ma certamente radici molto buone, nel senso che i valori fondamentali che si vivevano e si vivono alla Caritas e anche nella costruzione di relazioni nuove nella società sono gli stessi valori che poi sono stati assunti e portati avanti dalla cooperativa. La cooperativa in questi 20 anni è stata certamente fedele a questi valori e ha vissuto, portato avanti in maniera molto autonoma e anche sempre in maniera sempre più sviluppata questi valori. D'altra parte, una cooperativa sociale ha certamente bisogno di avere come carta costituzionale, come terreno di cultura fondamentale, la solidarietà. È la solidarietà che dà senso al lavoro, vedendo il lavoro come servizio per gli altri, come modo per esprimere la propria dignità e dignità della persona. È la solidarietà che permette di stabilire anche rapporti diversi fra le persone. Ma intanto sono 20 anni che emozionano, che hai dei ricordi che sono bellissimi. Sono quelli di essere entrati in una cooperativa di ragazzini che poi li vedi pian piano crescere fino a maturare una cooperativa come questa, con 70-80 lavoratori e con un punto fondamentale, il sociale, per cui non è una cooperativa che guarda solo il proprio interesse, ma guarda l'interesse delle persone svantaggiate. Per me è stato importantissimo quando nel consiglio di amministrazione sono entrati soci lavoratori. Io ho sempre puntato nel far sì che il Consiglio di amministrazione si allargasse non solo alla dirigenza ma anche ai soci lavoratori. E oggi per me è bello perché il Consiglio di amministrazione di oggi della Formica è composto per il 50% dei lavoratori che possono partecipare attivamente alla Formica. Guarda, è nato, ricordo ancora benissimo l'emozione di quella giornata lì. Intanto l'incoscienza a poco più di 20 anni di mettersi a fare
questo passo di questa cooperativa, della quale avevamo grandi idee, grandi progetti, ma concretamente partivamo con non avere niente di particolare tra le mani e quindi con tutta l'incertezza e anche l'incoscienza, no? Data anche dall'età, insomma, con cui abbiamo voluto con cui siamo voluti partire. E poi mi ricordo benissimo proprio il momento della firma, che per me era la prima firma che facevo di una qualche importanza, e quindi mi tremava anche un pochino la mano e dicevo: mamma mia, cosa sto firmando oggi? Però dopo 20 anni penso che sia stato veramente una di quelle cose di cui vado fiero, orgoglioso della mia vita e che rifarei in ogni momento, ecco. Dall'assemblea è emersa una realtà che 20 anni ma non li dimostra, nel senso che ha sempre fatto forza sul proprio lavoro e soprattutto su quello che io chiamo le risorse umane, cioè le persone, perché alla fine quelli che lavorano siamo noi, e i soci lavoratori della cooperativa e anche i non soci. E quindi fondamentale è l'armonia in cooperativa, è lavorare ponendo attenzione a quella che è la solidarietà tra le persone, e come abbiamo concluso l'assemblea, cioè con la voglia quindi di continuare sempre a condividere il nostro lavoro e le nostre fatiche quotidiane. Questo deve essere sempre al centro dei nostri pensieri per andare avanti, per avere davanti a noi altri 20 anni ma ancora più. Mantenere vivi e produttivi i rapporti con il carcere, il CERT, il comune, la USL, la Caritas, proprio per moltiplicare le occasioni di lavoro. Questo è proprio la nostra funzione, e più posti di lavoro noi riusciamo a creare, meglio riusciamo a compiere la nostra missione nel territorio. Quindi creare lavoro lo si può fare collegandosi bene all'esterno, ma anche facendo bene la vita dell'impresa. Una cooperativa sociale non è esentata dalle leggi del mercato, anzi è soggetta due volte, perché deve spesso competere con offerte che deve fare al massimo ribasso per assicurare dei posti di lavoro. Investimenti, innovazione e nuove tecnologie. Per questo la cooperativa negli ultimi anni ha investito molto, sia in fatti di energie che in fatti di denaro. Nel 2016 ha confermato questo investimento, anche per questo siamo qui oggi a presentare all'assemblea di soci un investimento pari a 450.000 euro, che sono comunque un numero importante, una cifra importante. Lo facciamo perché crediamo nel nostro lavoro, crediamo nelle nostre potenzialità, e vogliamo anche dimostrare che oggi la cooperazione sociale è aperta a vincere nuove sfide, non solo inserire persone svantaggiate, ma stare anche sul mercato in un modo importante e convincente rispetto alle altre forme di associazioni che comunque sono diverse dalla cooperativa sociale. Ma trovo che la cooperativa La Formica sviluppi un'attività estremamente interessante. Ho guardato il bilancio sociale, in questi 20 anni c'è stata una crescita significativa, un numero di soci rilevanti, una quota di soggetti coinvolti sull'inserimento lavorativo significativi, una cooperativa di qualità che esprime competenza, direi energia, che è sempre quella che mi ha trasmesso molto anche Pietro, e forte motivazione. Ecco, la sintesi di questi tre elementi trovo che sia la caratterizzazione più bella della Formica, e mi auguro che possa conservarla nel tempo, ne sono sicuro. Ecco. 20 anni con l'orgoglio di aver creato un'impresa sociale, quindi una cooperativa sociale, un'impresa cooperativa sociale, come diciamo noi, perché comunque alla fine siamo riusciti in questi 20 anni a stare sul mercato e aumentare di molto i volumi di affari, che per noi ha voluto dire comunque aumentare principalmente il personale, soprattutto il personale svantaggiato. Questo ci rende orgogliosi, e abbiamo dimostrato comunque come si può coniugare i concetti di impresa e di etica e di sociale.
per noi la solidarietà è importante, ma soprattutto è importante questo meccanismo di coinvolgere i lavoratori e i soci nella solidarietà. Non è solo la cooperativa che mette a disposizione delle risorse per qualcuno che ha più bisogno, ma è lo stesso lavoratore che attraverso la cooperativa fa della solidarietà. Per me lavorare in cooperativa è una cosa bella, una cosa positiva, una cosa importante, perché un uomo è nato per lavorare e senza lavoro un uomo non può vivere. E per me la cooperativa è una famiglia. Sì, mi piace tenere pulita la città, la mia città dove vivo. È un buon lavoro, perché lavoro da 20 anni, dai primi servizi che sono nati. E non riuscivo a trovare il lavoro e adesso mi trovo molto bene lavorando qui dal primo giorno. Sì, facevo la raccolta differenziata, cioè nel centro storico giravo con le abete elettriche e insieme ad altri operatori. Adesso faccio da un mese questa parte manutenzione di strade e venire a chiudere le buche nel secondario di Rimini. E ringrazio la cooperativa La Formica che mi ha dato l'opportunità tutti questi anni di lavorare qua. Una cosa per me è stato molto importante lavorare in cooperativa. Io lavoro qui da fine 2006, sono 11 anni e ho fatto un'esperienza incredibile e poi siamo dei disagiati. E questo per me è stato anche molto importante come esperienza. Lavorare come cooperativa e avere un obiettivo da raggiungere, che è quello di dare un servizio alla città, collaborando con tutti i miei colleghi. E sono operaio qui dal 2003 e adesso sono anche in sede di amministrazione, così ho potuto vedere anche l'aspetto organizzativo ed è stata una bellissima esperienza. E spero di andare avanti per molto tempo, di dare sempre un miglior apporto per il miglioramento delle cose in cooperativa. Per me è una grande bella famiglia. Sto bene, sono 10 anni che lavoro lì e mi ha dato un lavoro e tante soddisfazioni. Senza la cooperativa io credo che non ci sarei neanche più. Adesso sono in pensione, mi stanno dando un'ulteriore mano, che non è normale, cioè un'azienda normale non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Sarei già per strada e credo di dover non solo ringraziare, ma tutti, dai colleghi a tutti quanti, dal presidente all'ultimo che c'è in quell'ufficio. Mi sono sempre così tutti vicino e sempre disponibili. Lavorare in cooperativa è più che altro non è di per sé il lavoro, è conoscere tanta gente. Io so che la Formica è conosciuta nella mia città, che è Rimini, e quindi io porto il nome della Formica sul giubbotto, e la gente si identifica, quindi le certificazioni ok, ma anche il fatto dell'educazione, il fatto che se trovi l'automobilista un po' arrabbiato, giustamente affretta anche lui e tu gli sbarri la strada. E basta un sorriso a volte, questo uno scusa e la gente si capovolge, diventa un'altra persona, non so come posso dire, però la calma, sto lavoro mi ha fatto conoscere proprio la calma e la base di tutto, di tutte le altre professionalità, se no, se non hai calma, sei nervoso, ti arrabbi, non è il lavoro giusto, questo io posso dire. Però per me lavorare in cooperativa ormai è come una famiglia, perché io sono qua da 16 anni, dal 2000. Dopo tanti anni ho imparato a fare un mestiere e sono contento che sto diventando professionale, insomma. Per me, avendo raggiunto una certa età, avevo 57 anni e mezzo, senza lavoro da quasi un anno, per me il lavoro in cooperativa è stata la mia ancora di salvezza e lo è ancora tuttora. Poi sai, essere qui anche a contatto con dei ragazzi nuovi, gli puoi dare la possibilità, stando in affiancamento, di imparare un lavoro e anche magari se vengono da esperienze negative, dargli quel qualcosa in più che li riesce a tirar fuori da queste sabbie mobili. Il servizio è sicuramente buono e puntuale, nel senso che passano regolarmente, quindi entrano sempre in negozio a chiedere se abbiamo merce da conferire, e quindi direi che il servizio è puntuale. Tutti i ragazzi molto educati, salutano, chiedono se abbiamo qualcosa, no, sono anche pazienti, aspettano se abbiamo dei clienti, quindi se non possiamo portargli immediatamente la merce, sono sempre stati gentili. Sono
sono sempre ben equipaggiati e parcheggiano anche in modo sempre regolare da non dar fastidio. E insomma, non abbiamo mai avuto di servizio o problemi con gli operatori che sono passati per i nostri negozi. Sono bravi, passano tutti i giorni, sono educati, puntuali, giustamente se arrivano in ritardo, che abbiamo chiuso, mi rimane qui, però voi altri siete molto gentili che dopo un po' me l'ho rimandato, me l'ha risposto parecchie volte anche lei. Non vogliono che io vada a buttare io da solo, fanno tutto loro, io gliela metto fuori, no, sono bravi. Tu non puoi buttarla dentro per la sicurezza. Funzioni, insomma, il servizio. Abbiamo anche provato a chiamare magari delle volte quando avevamo da smistare un po' più di materiale e hanno sempre risposto velocemente. Tanti auguri e dai, speriamo che ci siano altrettanti altri 20 anni di più anche di servizio. Quest'anno è un anno importante per noi, 20 anni di cooperazione non capitano spesso, non si trovano, ecco, dietro l'angolo, e ci siamo interrogati, no, tra i tanti eventi per festeggiare questa ricorrenza, cosa fare e cosa di meglio che donare 15.000 euro, quindi una cifra per noi importante, anche perché viene dai lavoratori stessi, dalla cooperativa che ha sempre raddoppiato tutti gli anni la cifra che i ragazzi hanno devoluto, perché questo lo voglio dire, noi da 4 anni che collaboriamo col Fondo per il Lavoro e tutti gli anni in questo periodo natalizio i ragazzi si sono autotassati, nel senso che hanno devoluto parte del proprio stipendio al fondo e la cooperativa ha raddoppiato la cifra raccolta. E quindi per noi è uno strumento utilissimo che va a lavorare in linea con quella che è la nostra mission sociale. Non potevamo che festeggiare questi 20 anni in questo miglior modo con questa donazione. Io penso che la cooperativa sia un grande strumento che è per la crescita personale. Una delle mie battute è: spero che le persone che iniziano a lavorare con noi non entrino operaio e finiscano la loro carriera lavorativa come operaio. In realtà è chiaro che io ho sempre ricoperto il ruolo importante, quello del presidente, quindi sono entrato e sono stato il primo presidente nominato quando davanti al notaio e sono stato sempre riconfermato. Il mio sogno in realtà è concludere la mia esperienza in cooperativa non più da presidente. Su questo stiamo lavorando molto, grazie ai giovani che abbiamo coinvolto, che ci danno molta fiducia e ci fanno rispondere a uno dei requisiti della cooperazione, che è l'intergenerazionalità. Su questo io sono molto convinto, perché in fondo quello che facciamo oggi deve essere poi messo a disposizione del futuro per le giovani generazioni, forse non tanto per i nostri figli, ma per i figli dei nostri figli. E quindi la gioia che proviamo aver coinvolto dei giovani, abbiamo oggi una vicepresidente che ha 29 anni, quindi deve ancora fare 30 anni, quasi 20 anni di distanza dalla mia età, ci inorgoglisce, perché questo principio noi lo applichiamo nel quotidiano, non siamo solo persone che lo proclamano. Quindi il mio grande augurio sia che, non so se già per i 25 anni, ma soprattutto penso che col traguardo del trentennale, questa intervista non sia fatta più a me, ma a un presidente più giovane di me.